desca, dentro, desca, dentro, desca, dentro, desca, dentro, desca, dentro, desca, cosa canta il soldato, soldatino, dondolando, dondolando gli scarponi, seduto con le gambe a ciondoloni sulla tradotta che viene da Torino. Macchinista del vapore, metti olio nei stantuffi, della guerra siamo stufi, a casa nostra vogliamo andare. Soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40, soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40, soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40, soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40. Il freddo della steppa era meno 20. E in 20 eravamo rimasti col tenente Danda. Il resto della colonna disperso e sta per tramontare. E penso che se non mangio entro sera muoio. Come tiro sulla testa una pallottola missibile vicino, i russi ci tengono d'occhio. Allora corro, vado, basso, lungo lo steccato. Arrivo alla porta di un'isba e busso. Busso. Mi apre una donna. Dentro soldati russi. Prigionieri? No, armati, stella rossa sul berretto, mangiano col cucchiaio dalla pentola comune, mi guardano col cucchiaio alzato. Nieco ceti e yesti, datemi da mangiare. La donna mi riempie una ciotola dalla pentola comune, allora metto il fucile in spalla e mi siedo a tavola con loro. Bambini guardano col cucchiaio alzato, soldati guardano col cucchiaio alzato, donne col cucchiaio alzato, non si muove nessuno. L'unico rumore è la minestra latte miglio caldo che va giù a sgelarmi la gola. Poi finisco. Spasiba. Pozholsta italianski. Ed esco. Ecco, così è andata questa cosa del 26 gennaio 1943 a Nikolaevska, durante la ritirata di Russia. E a pensarci adesso non mi sembra affatto strano. Sono entrato, ho chiesto permesso. In quel momento non eravamo nemici. Soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40, soldatino.